Entra decisamente nel vivo la stagione delle lumezzane. Domenica alla Spezia è in programma la gara dei quarti di finale di Coppa Italia. La prossima settimana, invece, quella di campionato in trasferta con la capolista Bologna. La società rossoblù tiene molto la Coppa Italia di Serie C e farà di tutto per conquistarla. Obiettivo primario, naturalmente, la qualificazione alla semifinale, da raggiungere a casa di uno Spezia che attualmente si trova a metà classifica del girone A, ma è stato comunque brillante protagonista sinora in Coppa. Ancora una volta, le ragazze di Mazza dovranno sovvertire il fattore campo. Tutto questo arriva dopo il facile successo 4-0 conseguito sabato scorso in campionato a spese del Portogruaro con due gol per tempo. Ad aprire le marcature stavolta è stata la polacca Dalecic che ha insaccato da centro area finalizzando una bella azione di Sardi d'Eletto. Il raddoppio è arrivato poco più tardi con la solita Picchi che, ricevuta palla da Asperti, non ha sbagliato davanti al portiere del Portogruaro. Nella ripresa sono arrivati altri due gol. Il 3-0 è stato opera di Valesi sull'assist di Picchi, mentre a chiudere le marcature ci ha pensato Velati, messa in condizione ancora da Picchi di battere la rete. Ora dunque sotto con la Coppa Italia, prima di pensare al big match del 12 marzo con il Bologna. Chi è Federica Asperti? Federica Asperti è una ragazza onesta, diligente, che gioca a calcio per passione da molti anni, ormai da quando avevo 8 anni. Il tuo sogno? Il mio sogno è poter fare il massimo possibile con la mia squadra. C'è un campione che apprezzi più degli altri? In realtà nessuno in particolare, mi piace vedere il gioco del calcio indifferentemente. Una canzone ed un film? Allora, un film Inception, quello con Leonardo DiCaprio, e una canzone, diciamo, un artista in particolare, Eros Ramazzotti. Lume, perché? Lumezzane è stato un bel progetto che hanno proposto dopo quel piccolo problema che abbiamo avuto purtroppo con la vecchia società, però l'ho scelto perché si vede che hanno degli obiettivi importanti e credono nel progetto e nella squadra che hanno scelto.